soggetti sospetti e non solo categoria contatto con il pubblico, con una strategia precisa, un lavoro da detective. Cosa sta succedendo? Ce lo spiega il professor Andrea Crisanti, microbiologo dell'Università di Padova e dell'Imperial College di Londra, regista di quanto sta accadendo. Buongiorno professore. Buongiorno, grazie. Quanti test state facendo al giorno? Ma guardi, in Veneto ormai siamo più di 12.000-13.000 test al giorno, con l'obiettivo di arrivare rapidamente a 20.000 e poi con l'obiettivo di, alla fine del prossimo mese, addirittura di arrivare a 30.000. Questo anche grazie a importanti investimenti fatti dalla regione. Il mio laboratorio a Padova in questo momento si attesta intorno ai 3.500 test al giorno e già dalla prossima settimana dovremo arrivare a 5.000. Insomma. Con che strategia li fate? Partite da chi? Ma guardi, noi la nostra strategia è quella di bloccare il contagio. Quindi se c'è una persona infetta, noi vogliamo sapere quello che è accaduto a monte e a valle della persona infetta, cioè identificare possibilmente chi gli ha passato l'infezione e eventualmente identificare tra i contatti chi è stato infettato. Chiaramente questo è una strategia che non può essere fatta soltanto con i tamponi, ma richiede una forte presenza sul territorio, richiede uno sforzo importante per capire chi sono i contatti, sì, un vero e proprio lavoro da detective, come ha detto lei. Poi chiaramente molte persone possono sfuggire e comunque noi, per evitare questa cosa, all'ospedale di Padova abbiamo sempre fatto il tampone a tutte le persone che sospettavano di avere avuto un contatto o che erano parenti di persone infette, quindi in qualche modo abbiamo in questo modo anche allargato la platea di coloro che potessero essere intercettati. Come avete fatto ad avere il materiale per tutti questi tamponi? Ma guardi, noi già dal 20 gennaio, appena abbiamo avuto notizia di questa polmonite atipica, abbiamo allertato l'azienda ospedaliera e abbiamo chiesto permesso per cominciare ad acquistare i reagenti, perché il nostro è un laboratorio per il controllo delle malattie emergenti. Sa, una malattia emergente è una malattia di cui non si conosce bene la causa, non si ha una terapia e non si ha un vaccino, quindi abbiamo pensato che la cosa più importante da fare perlomeno era sviluppare un test diagnostico. Quindi molto tempo, guardi, noi già la prima settimana, seconda settimana di febbraio avevamo il test preparato e validato, avevamo già ordinato reagenti per, mi pare, 500.000 determinazioni. Lei è autore del più grande esperimento scientifico di isolamento di una comunità. A marzo si è chiuso Boeoganeo e lei ha testato tutti gli abitanti. Adesso siete alla terza fase di test. Che cosa state cercando? Beh, guardi, dunque, durante il primo campionamento, che è stato poi ordinato dalle autorità regionali e poi successivamente in collaborazione con noi, abbiamo scoperto che gli asintomatici svolgevano un ruolo importantissimo ed erano in grado di trasmettere, e poi questo ha informato poi tutta la politica di controllo dell'infezione in Veneto. Adesso abbiamo fatto, come ha detto lei, un terzo campionamento e questa volta abbiamo prelevato il sangue perché vogliamo studiare la risposta immunitaria delle persone, dell'intera comunità contro il virus, cioè vogliamo capire chi è protetto, ha sviluppato anticorpi e che tipi di anticorpi ha sviluppato. C'è una differenza con quelli che si sono ammalati più gravemente, per esempio? E questo può fornire il razionale, una giustificazione poi per fare un vaccino. E poi abbiamo studiato il profilo genetico di tutta la popolazione di Bonn, perché vogliamo capire se esistono differenze genetiche che permettono di spiegare perché alcune persone sono più suscettibili di altre. Quindi è uno studio che ha molteplici finalità, una diciamo di carattere immunologico e un'altra di carattere genetico, senza contare che abbiamo fatto un ulteriore tampone a tutta la popolazione per assicurarci che non ci fossero più infetti, come poi di fatto non ce ne sono stati per molto tempo. Ecco, quindi da voi verrà probabilmente il risultato di com'è questo virus, nella reazione con la genetica degli abitanti. Ma sì, guardi, non è inusuale che la genetica abbia un impatto gigantesco nello sviluppo di un'infezione, nel determinare la gravità. Ci sono intere popolazioni, per esempio dell'Africa, che sono geneticamente resistenti alla malaria data dalla spina bifida, oppure ci sono dei geni che danno resistenza all'infezione da HIV.
Quindi la genetica ha un'importanza fondamentale. Grazie professore, grazie. Aspettiamo allora i prossimi.